Ricolora le tue foto in un attimo con la mappa gradiente in GIMP. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, sono Alex. Nel video di oggi vedremo questa particolare funzione, cioè la mappa gradiente in GIMP. Condividiamo subito il nostro desktop per il nostro programma di grafica GIMP, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, la mappa gradiente in GIMP, cos'è e cosa vi permette di fare? Allora, intanto la mappa gradiente voi la andate a trovare qui in colori, mappa gradiente. Vediamo cosa ci dice il suggerimento. Ricolora l'immagine usando i colori del gradiente attivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che agisce praticamente come un filtro e va a ricolorare, cioè va a dare un valore diverso ai vari pixel, quindi un colore diverso, a seconda dei colori che abbiamo qui nella nostra, ovviamente, il nostro colore di primo piano e colore di sfondo, e a seconda del, vedete qui c'è lo strumento gradiente, a seconda del tipo di gradiente che qua è selezionato in questo strumento. Quindi andiamo a fare un esempio pratico. Foto scaricata ovviamente sempre da Pixabay, quindi foto scaricabile e utilizzabile senza diritti di autore. Quindi andiamo a duplicare, quindi clicchiamo ovviamente questo tasto, andiamo a fare un duplicato del livello in maniera tale che così facciamo sempre delle modifiche non distruttive. Allora andiamo ad utilizzare, ad esempio, mantenendo nero e bianco, vedete, e come gradiente, vedete qui, abbiamo da primo piano a sfondo RGB, quindi passerà dal nero al bianco il gradiente. Allora, come funziona? Funziona come una maschera, cioè i pixel scuri, quindi quelli neri o quelli più scuri, andrà ad associarli al colore di primo piano, quindi in questo caso il nero, e i pixel bianchi, come questa, faccio uno zoom, come questa montagna, ovviamente assumeranno il colore tendente al bianco. Infatti, se io vado a fare un colore, vado a fare un mappa gradiente, essendo nero e bianco, ovviamente mi farà una scala di grigi e vedete che infatti i pixel bianchi sono bianchi, i pixel che erano scuri neri, ovviamente tendono al nero, ovviamente quelli intermedi con gradazione intermedia, ovviamente avranno una colorazione, ovviamente intermedia, quindi ovviamente sul grigio. Ma cosa succede se noi andiamo a fare, faccio un Ctrl Z e annullo, andiamo a cambiare i nostri colori. Andiamo per esempio a prendere un blu scuro di questo tipo qua come colore di primo piano, e come colore di sfondo andiamo a prendere un colore azzurro più chiaro. In questo caso mi passerà sempre, vedete, da colore di primo piano a sfondo RGB, mi passerà da qui a qui, e ovviamente i pixel intermedi andranno in un valore intermedio tra questi due. Quindi se io vado a fare ad applicare, quindi un colore mappa gradiente, vedete che lui mi crea questa sorta di effetto maschera che ovviamente è troppo intenso. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a dargli ovviamente una modalità di fusione di livello diversa. Di solito quelle che si utilizzano con la mappa gradiente sono il ricopri, oppure anche luce debole o luce forte, sono le tre fondamentalmente con cui potete giocare. Di solito andate sul ricopri che andate bene. E vedete che infatti in questo caso, dando questo gradiente blu, abbiamo dato una colorazione più fredda all'immagine. Ovviamente possiamo dare qui un bel 50 come valore di opacità, e vedete che lui, se facciamo il prima e il dopo, vedete che abbiamo dato quella colorazione, quella temperatura fredda del colore. Se non sapete cosa significa temperatura del colore, quindi luce fredda e luce calda, vi lascio un link qui in alto a destra. Ho fatto un video nel quale vi spiego in maniera molto molto semplice cosa significa questo tipo di temperatura colore. E vedete che abbiamo una temperatura colore molto fredda, quindi potete giocare tranquillamente con questa mappa gradiente. Andiamo a cancellare il livello, lo duplichiamo e andiamo a fare ad esempio un tipo diverso di gradiente, quindi in questo caso una colorazione invece più calda. Andiamo a vedere una luce calda, quindi ok, colore di primo piano rosso, il secondo magari un arancione di questo tipo, e andiamo a fare un colori. Quindi mappa gradiente, vediamo sempre, vedete questo flash giallo, e facciamo un bel ricopri sempre intorno al 50%. E vedete che abbiamo dato una colorazione più calda, vedete, colori più caldi, questo potrebbe essere o di sera, tardi o magari all'alba, ok?
Ma e se noi dessimo invece, quindi togliamo, togliamo il livello, lo duplichiamo, se noi dessimo invece dei colori flash tipo questo verde e tipo questo azzurro flash, questo qua, come colore di sfondo e come gradiente, come tipologia di gradiente, dessimo una cosa di questo genere, quindi passaggio sì da verde chiaro ad azzurro chiaro, ma con uno spettro di colori in mezzo molto variegato. Allora in questo caso, facendo colori, mappa gradiente, vedete che lui vi spara, ovviamente questa qui ve la spara, ve la spalma a seconda della colorazione dei pixel, a seconda della loro luminosità sul livello, e ovviamente andiamo a fare un ricopri e vedete che lui ci ha creato questa sorta di colorazione molto particolare, vedete, più viva, più particolare, più sicuramente per certi versi interessante. Lì poi dovete vedere voi a seconda di cosa volete, di come volete giocare con la fotografia, però è sicuramente un metodo è una sorta di filtro, un metodo immediato e veloce per andare a dare una colorazione particolare ai pixel della vostra immagine. Spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto. Vi invito prima a trovare sul mio profilo Instagram, vero__academy. Datemi delle nuove idee per nuovi video. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, commentate e se volete lasciatemi un super grazie. Noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.